Ultimo incontro del primo rush di tre partite che vede sfidarsi Accademia, Calcio Roma e Atletico Roma Nord. Squadre che sotto la pioggia sono scese in campo. Sta per incominciare, buon divertimento. Adesso Atletico Roma Nord a ripartire con il pallone affidato alla destra, poi serie di rimpalli, mette a terra Maresca che può concludere la palla. Che non trova la porta, qui la conclusione improvvisa da fuori e c'è la rete del vantaggio con Maresca, bravo ad intervenire per primo sulla conclusione sferrata da fuori, 1-0, vantaggio per l'Accademia Calcio. Palla intercettata, poi prova ad uscire dalla situazione di pressing. Accademia Calcio che si può distendere in contropiede con Nardi, sterzata del numero 7 che se ne va in maniera elegante e conclude. Ancora una respinta, Maresca non la trova per il tiro. Germani pronto dalla bandierina, il numero 8 con la traiettoria d'uscire, saltano in due, la trova Tabasco. Va bene, però non inquadra la porta. Calcio di punizione in favore dell'Atletico Roma Nord che spedisce lungo, saltano in due per la riconquista, poi possibilità di calciare che non arriva con l'Atletico, però che quasi con un'azione rugbistica arriva sul fondo per il tiro. Palla larga. Probabilmente ultimo pallone gestibile per questo primo tempo, infatti così è Accademia Calcio Roma Atletico Roma Nord, finisce 1-0 nel corso dei primi 15, vediamo cosa ci dirà il secondo tempo. Riprende a giocare con le formazioni che hanno invertito il posizionamento all'interno del rettangolo verde di gioco, sempre valido l'1-0 portato dall'Accademia Calcio Roma con Maresca, qui possibilità di raddoppiare, bravo il portiere a distendersi a terra a dir di no. Fieni con le mani in avanti, Maffiotti prova a proporre al centro, ancora il numero 9 che sterza, pensa al da farsi, ripassa da Germani che va sul secondo palo. Occasione sprecata da 0 metri, incredibile. Può provare a proporre il cross ma lontana la difesa. Accademia profondo. Maffiotti mette a terra solo per un attimo, l'Atletico che ne può approfittare, bella giocata. Adesso conclusione in porta! E c'è la rete del pareggio da parte dell'Atletico Roma Nord. Dai, non te ferma. Ha fatto tutto bene Mattei, che si è portato la palla prima sul mancino, poi ha aperto il piatto destro e ha stabilito così la parità, uno pari. E adesso in gioco con le mani Atletico, adesso a spedire in avanti il pallone, deve allontanare la difesa. Poi ancora Atletico ad allargare sulla destra, cross che può essere proposto al centro, è una conclusione più di un cross. Tiro panoramico che va vicino all'incrocio. Atletico Roma Nord a poter beneficiare adesso della rimessa in gioco con le mani. Bartoletti allontana il più possibile, poi ripartenza con Nardi che si può scatenare in velocità. Nardi se ne va in corsia, poi chiusa ancora Nardi, non trova lo spazio giusto per passare. Atletico Roma Nord che può riconquistare il possesso e riportarla lì davanti. Marie prova a spedire lungo, poi la conclusione di Maresca gestita a terra dal portiere. Calcio di punizione, ad incaricarsene il solito Nardi che già in un paio di occasioni da fermo si è reso pericoloso. Nardi alla conclusione sul corpo di un compagno, poi prova Maresca ma arriva la rete da parte di Tabasco che si coordina e fa 2-1 per l'Accademia Calcio Roma in favore dell'Atletico Roma Nord, con il punteggio che dice ora 2-1 in favore dell'Accademia quando siamo praticamente allo scadere. Cross proposto profondo sul secondo palo, raccoglie Mattei, poi servizio ancora al centro, Atletico che la ritrova, portiere che attua un super intervento sulla linea per disinnescare la conclusione avversaria. Mattei tenta la conclusione, ancora Atletico, Nardi a dir di no, si chiude qui l'incontro, 2-1 si impone l'Accademia sull'Atletico Roma Nord.